Salve amici, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video voglio farvi vedere com'è andato il raccolto dei fagioli nani. Vi racconto però cosa io faccio con i fagioli nani, come, cioè, dove vengono. Diciamo, li metto soprattutto per l'esperimento, per fare delle prove. No, non è il modo professionale quello che uso io di mettere sicuramente i fagioli. Però li uso per vari scopi. Il primo che mi è venuto in mente è quello di fertilizzare, perché come sappiamo i legumi dovrebbero avere nelle radici un rapporto simbiotico con alcuni batteri con i quali fanno degli scambi che comunque alla fine portano i legumi a prendere azoto dall'atmosfera e a buttarlo nel terreno. Questo diciamo, in una somma di azoto preso dal terreno, dall'atmosfera, dove a somme fatte le piante leguminose, grazie a questi batteri, che si chiamano rizobatteri, immettono comunque più azoto nel terreno di quelli che hanno preso dal terreno, sicuramente. Quindi, il primo scopo che io per il quale io metto questi fagioli nani è questo. Voglio specificare perché come li metto questi fagioli nani. Non vado a comprare le buste di semi normali. Vado al supermercato, prendo una busta di fagioli e quella è fagioli secchi del supermercato. Ormai ho visto che ci sono i borlotti che sono nani, sicuro. Solitamente sono tutti nani, perché sono colture super veloci, da quello che ho capito. Infatti, questi fagioli impiegano 2-3 mesi massimo. Li semino di solito tra inizio aprile, 15 aprile, 15 giugno, fine giugno hanno finito. Quest'anno mi è piaciuto proprio come li ho gestiti, però ci sono stati dei problemi. Il guadagno in questo modo che io riesco ad avere, però, non è alto, perché io faccio una semina molto fitta, e questo è un altro punto, ovviamente, di dubbia. Un altro punto di dubbia, diciamo, correttezza, diciamo così, nel senso, probabilmente si può fare meglio. Ma perché io faccio così? Perché no, non so se le mangiano questi semi o no, le lumache, eccetera, eccetera, e altri animali malvagi, e quindi io faccio una bella semina fitta. Ho visto che comunque crescono bene, poi si legano fra di loro, si mantengono, non ci metto niente per mantenerli. Quest'anno ci ho messo solo delle mazze per separarli, ma praticamente non gli avrei messo niente. Praticamente io li vado a mettere sempre dove ho intenzione di metterle cucurbitacee. Ho le zucche o le zucchine e faccio una fila di fagioli. Quest'anno mi è venuto particolarmente bene, tranne vicino alle zucchine dove sono state assaltate dalle lumache. E praticamente almeno due file di fagioli che avevo messo, di 3 metri circa l'una, piadine grandicelle anche, se le sono mangiate completamente. E quindi quelle non hanno fatto niente. Comunque, nonostante tutto questo, il guadagno è stato da 1 a 3, cioè per un seme comprato ne ho ottenuti 3 fagioli, quindi da mezzo chilo praticamente la bustina ho ottenuto 700 grammi, 750 grammi, però attenzione, io non ho usato tutta la bustina ma solo una metà, quindi 250 grammi li ho usati per seminare. E 750 è quello che ho ottenuto.
tenendo però conto che in realtà avevo anche il record un altro 100-150 e grammi, e inoltre le lumache hanno fatto strage. Se non ci fossero state le lumache, forse il rapporto sarebbe stato sopra 1 a 4. Si può migliorare mettendo dei semi meno fitti, che probabilmente le pianine potrebbero anche produrre di più, da perfezionare. Detto questo, io lo faccio per questa ragione, per fare una barriera a rendimento, per prendere e proteggere la crescita iniziale delle cucurbitacee, per inoltre di mettere azoto nel suolo e per mantenere poi il terreno comunque attivo e per imparare soprattutto per capire come funzionano i fagioli. No, questi sono fagioli nani, fagioli lambicanti, ho già capito che sono tutta un'altra cosa e anche quelli c'è cioè, sono problemi grossi con le lumache. Detto questo, quindi io li ho messi vicino a queste strisce. Se ne è salvata una striscia di 6-7 metri e un'altra di 2-3 metri che sono andato avanti. A fine giugno le ho tolte, adesso qualche settimana fa praticamente le ho tolte tutti perché ormai erano quasi insecchiti. Praticamente non ci ho fatto niente vicino. Non li ho annaffiati, non li ho legati, ho solo messo delle mazze a un certo punto per separarle dalle zucche che stavano andando in collisione. Quindi a quel punto le ho lasciate stare e poi ho ripulito tutto quando erano praticamente si vedeva che erano sciuppati perché il baccello avevo cambiato colore tipico. Un colore tipico, avevo aggiunto un colore tipico con le macchie là bianco rossastre del borlotto quindi li ho facciati tutti e li ho raccolti. Come li ho facciati? Li ho tagliati, lasciando le radici nel terreno. Vi faccio vedere adesso i video di come l'ho raccolto e di quello che ne ho ricavato. Adesso ho ancora i fagioli, quelli lampicanti, che però ne ho messi alcune piante e li metto in maniera totalmente diversa perché non li vado a mettere fitti questi qua perché cominciano a crescere, hanno bisogno del loro spazio. Sui fagioli lampicanti, anche se sono contento quest'anno, però mettendoli meno fitti, hanno un problema grosso con le lumache. Inoltre, a differenza di quelli che compro al supermercato, i fagioli lampicanti io i semi li compro e quindi quando la lumaca se la man se ne mangia, sono semi che costano di più. Non sono molto contento. Comunque, lasciamo stare i fagioli lampicanti, ne parliamo poi, che sono tutto un bel mondo da esplorare, in realtà, perché ce ne sono tanti di più. L'anno prossimo, quest'anno non ho fatto tempo, ma l'anno prossimo mi voglio procurare il fagiolo di Goa. Comunque, per quest'anno non ho fatto tempo, l'ho scoperto da poco, quindi rimandiamo l'anno prossimo per quello. Adesso vi faccio vedere i video di quello che ho raccolto con i fagioli nani.